Mi chiamo, sono Giuseppe Fioroni, mio nome, da ragazzo ho avuto sempre la passione per l'arte, vivo a Perugia, in Umbria, dove ho sempre vissuto, anche se per problemi di lavoro oggi e curiosità e passione artistica ho girato molto, molto mondo, molti, molti paesi d'America, ho visto l'Asia, ho visto l'Africa, ho visto Londra, l'Irlanda, dove peraltro mi sono esibito lungo le strade come basker, però ho vissuto sempre in Umbria, che amo particolarmente perché è una terra calma, una terra bella, una terra vibrazioni e soprattutto il colore verde dell'Umbria è un colore indimenticabile, l'Umbria è un colore verde. Io amo molto l'olivo come pianta e l'Umbria è piena di olivi, amo molto la vite e quindi la vite piena, anche perché sono un buon bevitore di vino e quindi non potrei distaccarmi da questa regione. Passione per il disegno, che però non esercitavo in maniera professionale, sono circa 36 anni che lo esercito in forma professionale. Facevo così, dipingevo, facevo dei quadretti, ma non con l'intenzione di fare mostre, con l'intenzione di dipingere. No, no, sono autodidatta. Abbiamo studiato quel disegno che ci partivano le doti elementari alle scuole medie, il chiaroscuro, il disegno dal vero. Quando mi sono messo a fare il pittore, solamente il pittore, ero presidente e amministratore delegato di una società con 1200 dipendenti, anche se tutti non condividono la mia scelta. Quindi per me la pittura è la musica. A 8 anni ero un solista di fisarmonica, ma loro forse come fisarmonica, a 8 anni di armonica, esibizioni in pubblico. La musica piaceva molto, però non volevano che suonassi in pubblico, dovevo suonare per loro. Un ballo tipico umbro che si chiama il saltarello. Io generalmente alterno, non divido mai pittura e musica, faccio pittura e musica, in quanto la pittura serve al mio corpo, la musica al mio spirito.